Ciao Como. Ciao Como. In poche parole, a cura di Marco Romualdi. Siamo assieme ancora, gentili ascoltatori. Buona giornata, un buon martedì a tutti voi, le 10:34 minuti primi in diretta sulle frequenze di Ciao Como Radio e ciaocomo.it per chi ci ascolta in streaming. In poche parole, quest'oggi torna nel tradizionale appuntamento quindicinale con Mario Lucini, il sindaco di Como, che è qui con noi nei nostri studi già pronto per rispondere a domande, dubbi e quesiti dei nostri lettori e ascoltatori, domande che vi ricordo potete fare ancora al 348 44 15 730 o se siete davanti a un computer potete usare la mail a contatti@ciaocomo.it. Detto questo, ovviamente passo a salutare e ringraziare della sua partecipazione il sindaco che è qua con noi. Buongiorno Mario Lucini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, dicevamo la scorsa settimana, sindaco rimpiazzato dal vescovo. Caspita, che onore. Esatto. Avete guadagnato dello scambio. Però abbiamo comunque trovato diverse domande e tanti spunti di riflessione, già col vescovo, ma ovviamente adesso anche con il sindaco. Quando lo annunciamo sul nostro sito c'è sempre diverse persone che insomma chiedono, vogliono sapere, sono curiose, pongono delle domande. Allora, io direi, sindaco, in rigoroso ordine cronologico, no? Sì. Iniziamo da quella che è stata proprio la notizia di questi giorni, cioè Sergio Gaddi, l'ex assessore alla cultura, che nei giorni scorsi se n'è uscito con questa notizia che è pronto a portare a Como una mostra importante su Leonardo a prezzo zero, così lui dice, cioè praticamente portandola gratuitamente per valorizzare Villa Olmo. Allora, e tra l'altro abbiamo ricevuto tre domande di ascoltatori che ci chiedono, uno in particolare dice: perché Sergio Gaddi ha fatto questo? E adesso non mi sento di rispondere a nome per conto di Sergio Gaddi, io credo. Però per conto dell'amministrazione comunale sì. Sì, un po' curioso, vabbè, per un verso è normale che si sia appassionato a quanto ha fatto negli anni passati come assessore, per cui abbia ancora gusto di pensare a queste cose. Certo, le modalità con cui è arrivata la proposta sono un po' singolari, nel senso che sa benissimo che stiamo preparandoci per la mostra, sa benissimo che la sua proposta va a sovrapporsi e quindi va in conflitto con quella che sta preparando l'amministrazione, quindi sembra un po' anche una zeppa più che un contributo. Comunque io ho detto vediamola, ovviamente noi andremo avanti. Cioè voi, ecco, precisiamo, voi sindaco, al di là di questa proposta barretta provocazione, io l'ho detto anche a Sergio, lui ha detto no, non è una provocazione, ma secondo me lo è, voi andate avanti indipendentemente, no, sulla vostra strada. Sì, avanti, certamente Cavadini sta preparandola, ha definito anche gli accordi con CSU e con i curatori, per cui nel dettaglio possiamo già anticipare qualcosa. Io preferisco che dia prima l'annuncio ufficiale Cavadini, perché mi sembra giusto rispettare il momento in cui si ritenga completato e spendibile il percorso, per cui vi chiedo, credo che sia una questione di pochi giorni, ma sarà data notizia e informazione. Confermata sempre Mario, Villa Olmo comunque sì, location e il periodo sempre primavera estate. Esatto, sì, confermato lo stesso periodo, la stessa collocazione, quindi ovviamente c'è una sovrapposizione con la proposta di Gaddi, a meno che Gaddi voglia contribuire a tenere aperto e a offrire l'offerta turistica e culturale nei mesi invernali, potremmo valutarla con maggiore interesse di quanto non potremmo fare se la proposta riguarda gli stessi mesi. Quindi se spostata dici... Beh, no, comunque guardiamo, è giusto guardare, per amor di Dio, senza pregiudizi, ovviamente qualche scetticismo non può che esserci. Perfetto, quindi direi che abbiamo dato le risposte che i nostri ascoltatori ci chiedevano, ci sollecitavano, soprattutto perché sono arrivate proprio nel giro di poche ore, nei giorni scorsi, quando proprio Gaddi, e lo abbiamo anche messo sul nostro sito, ha fatto questa proposta particolare e tra virgolette anche singolare, no? Soprattutto sulle modalità. Comunque va bene, non voglio farti entrare assolutamente in ulteriore polemica. C'è però il signor Luca
Luca, che ci ha scritto da Civiglio e ci ha detto che la scorsa settimana, all'indomani, nel giorno stesso della prima nevicata, venerdì scorso, esatto, che però va detto non è stata una nevicata dai contorni devastanti, lui che abita a Civiglio dice di non aver visto nessuno per quanto riguarda la pulizia della strada e la salatura. Allora, com'è la situazione? Anche perché mi dicevi, hai avuto proprio il sentore di un lavoro ben fatto e ben strutturato in tutta la città, anche se Mario è stata una spruzzatina. Ecco. Certo, però siccome c'è grande impegno e grande attenzione anche a parte dell'assessore Gerosa e degli uffici, quindi c'è stata un'attenzione particolare a verificare che le ditte uscissero per la salatura delle strade, e mi risultava fosse andato tutto per il meglio, quindi assolutamente prendo con la dovuta attenzione la segnalazione dell'ascoltatore, perché è giusto controllare. È la prima notizia di disagi, di disfunzioni che mi giunge, ma merita sicuramente un controllo, anche perché ovviamente Civiglio, per quanto riguarda il comune di Como, è la zona più esposta in questi casi, quindi merita attenzione ancora più di altre, quindi comunque, verificheremo. Comunque Mario, anche in caso di nuova precipitazione, si stava parlando prima, le previsioni indicano venerdì, no, ai noi, una nuova nevicata in arrivo, forse non di grandi dimensioni, così almeno dicono gli esperti. Ecco, ovviamente sarete pronti per quanto sia possibile in questo periodo. Sicuramente il piano è molto dettagliato e curato. Anche in questi giorni, dove le temperature si sono abbassate, le ditte stanno comunque intervenendo sulle strade anche in assenza di neve per prevenire la formazione di ghiaccio, e quindi con lo spargimento del sale nelle zone in cui ciò è necessario. Ovviamente se non nevica molto siamo più contenti tutti, anche perché riusciamo a risparmiare qualche soldo rimane sicuramente in cassa al comune, ma sicuramente dovesse nevicare al momento siamo pronti, abbiamo le risorse per intervenire. Ovviamente le risorse non sono infinite, speriamo che non nevichi 6 giorni di fila. La conferma di questo fatto comunque che ci stai dicendo tu è anche legata al fatto che molti hanno visto magari le strade in questi giorni un po' chiare, e questo è un sintomo, secondo me, no, della presenza di sale. Sicuramente sale che è presente anche e soprattutto per prevenire il ghiaccio. Molto pericoloso in alcune zone della città, e quindi bisogna stare molto attenti. Mi auguro, per quello che ho visto, si sta facendo con cura questo lavoro, magari mi sfugge qualcosa, quindi benvengano le segnalazioni per migliorare. Cogliamo l'occasione per ricordare anche l'invito che abbiamo già fatto qualche settimana fa: dovesse nevicare, ovviamente, ai residenti, ai titolari dei negozi, diamoci una mano, la città è di tutti, ovviamente il comune non vuole sottrarsi ai propri obblighi, visto che le risorse non sono infinite, se ciascuno nel suo piccolo ci mette un po' di buona volontà, riusciamo ad aiutarci a rendere la città più vivibile. Allora, Massimo ci scrive che è tra coloro che hanno votato e sostenuto Mario Lucini, è un po' deluso dall'inizio del governo in città. Lui punta l'indice soprattutto sull'aspetto viabilistico, via per Cernobbio, si aspettava, dice, altri interventi di immediato sollievo per i Comaschi, ad esempio la via Borgovico, e invece nemmeno i tratti di palizzata trasennati da anni sono stati messi in sicurezza. Quando si potrà vedere tolta, insomma, ti chiede, questa palizzata che appunto costeggia la via per Cernobbio, la zona a lago della via per Cernobbio, così lui dice. Ci si muoverà solo quando qualcuno si farà male, abbiamo già dato, poi aggiunge, con l'aggiunta di Stefano Bruni. Certamente lo sapevamo e l'abbiamo detto anche nei primi incontri, che non ci sono le condizioni non ci sono state le condizioni, e temo non ci saranno neanche l'anno prossimo, per sviluppare un piano di asfaltature che rimonti una situazione di degrado che abbiamo sotto gli occhi tutti quanti, noi compresi. Quest'estate sono state fatte alcune strade, sì, via per Cernobbio, ma anche una zona di Breccia, di Rebbio, via Risorgimento, via D'Annunzio,
ovviamente lui ci parlava sono... più che altro, signor Massimo, se non sbaglio, parlava anche soprattutto della situazione, non tanto dell'asfalto, sindaco, ma anche della zona proprio del parapetto, se non sbaglio, però io è parecchio che non passo di lì, ammetto. C'è un tratto dove qualche anno fa è stato appunto un'auto che è uscita di strada, aveva battuto la recinzione e quindi era stata transennata proprio da questa recinzione. Dovrebbe essere ancora così, almeno a sentire il nostro ascoltatore, ma ammetto. Non ce l'ho in mente, non ce l'ho. Esatto, non sono passato nemmeno io da questi giorni, quindi non lo so assolutamente. Una verifica va fatta. Sicuramente. Perfetto, benissimo. Cambiamo allora argomento. C'è una domanda proprio dell'ultima ora di Andrea che ci chiede anche una valutazione al sindaco invece di questo mancato accorpamento delle province. Che cosa cambia per come va meglio o va peggio? È una notizia proprio di poche ore fa, certo. Se ne sta discutendo, tra l'altro abbiamo cercato di contattare anche Leonardo Carioni, l'ex presidente e ora commissario dell'amministrazione provinciale, per sentire un suo commento. Insomma, è una notizia tutto sommato clamorosa, no, sindaco? Si è molto parlato, tu stesso hai lavorato, sei andato a fare una riunione a Milano, avete insomma fatto una proposta e a questo punto, come dire, abbiamo scherzato, quasi così. Sì, la situazione è un po' paradossale, è difficile dare un giudizio netto se sia meglio o se sia peggio. Sicuramente un riordino delle province poteva essere una cosa utile, peraltro c'erano margini di incertezza comunque in quel decreto, soprattutto in rapporto alle funzioni delegate alle province, le modalità di elezione, cioè c'erano ancora delle condizioni un po' poco chiare, quindi non si sa come si sarebbe sviluppata. Quello che è certo è che noi avevamo ottenuto un grande risultato, cioè quello di far passare una modifica che consentiva un accorpamento delle province di Como, Varese e Lecco con Como capoluogo. Se andrà come sembra, che tutto finirà nel nulla, si dovrebbe rimanere nella condizione attuale alla quale siamo abituati, per un verso. Mi sembra che ci siano ancora grandi incertezze sul destino però delle funzioni delle province, perché alcune parti del decreto Salva Italia pare rimangano in vigore, per cui credo che ci sia una confusione ancora maggiore di quella che c'era qualche tempo fa. Speriamo davvero, sindaco, che il tutto non si ripercuota negativamente su quelli che sono comunque i servizi che vengono erogati. Anche perché la provincia appunto ha in gestione le scuole superiori, per esempio, piuttosto che le strade provinciali, per cui è importante che si faccia quanto prima chiarezza per evitare di avere ripercussioni sulla gestione di servizi importanti. Sì, anche perché poi giustamente la gente si chiede adesso chi è il riferimento, esiste ancora la provincia, giustamente non esiste più, c'è un commissario, non ci sono più i consiglieri, non ci sono più gli assessori, è una situazione assolutamente anomala, questo va detto, assolutamente. Un po' italiana. Sì, poi questa ipotesi di accorpamento ovviamente poi ha suscitato i vari campanilismi, per cui di fatto c'è stato un tutti contro tutti in Parlamento che è un po' bloccato, come in tanti casi avviene, l'iter della legge. Allora, le 10:47 minuti in questo momento, siamo sempre in diretta sulle frequenze di Ciao Como Radio, ciaocomo.it con il sindaco di Como Mario Lucini. Mi stavo dimenticando anche quello che ci chiede il signor Carlo, perché ci ha chiesto ovviamente, molto attento anche alla realtà, che cosa farete, che cosa avete intenzione meglio di fare adesso come amministrazione, potete chiedere al sindaco che cosa ha intenzione di fare con i soldi della regione per quanto riguarda le paratie. È un aspetto importante, i giorni scorsi se ne è parlato molto, si è andato anche a un incontro con la SACAIM. Com'è la situazione? Allora, la regione, lo ricordiamo, ha stanziato 5 milioni se non sbaglio di euro, giusto? Non li ha ancora stanziati, cioè è stato approvato. Inserimento nel bilancio che non è ancora stato approvato. Dovrebbero esserci questi 5 milioni aggiuntivi che in parte vanno a recuperare un aumento di spese che si era già determinato negli anni scorsi. Una parte, per noi sarebbe fondamentale poterlo usare in questi termini, potrebbe servire per appianare i contenziosi passati e le riserve con la ditta appaltatrice. Questo ci consentirebbe di proseguire con maggiore serenità nella rivisitazione del progetto, perché risolvere l'accordo bonario con SACAIM sarebbe determinante per il proseguo dei lavori. Intanto noi, dopo la prima fase di studio delle università che è stata presentata ai cittadini il 28 novembre,
Stiamo avviando lo studio di fattibilità vero e proprio per una revisione del progetto. Abbiamo avuto proprio di questi giorni una notizia importante della collaborazione, del contributo in termini di sponsorizzazione che un gruppo di albergatori di Como è disponibile a dare per sostenere questa iniziativa per quanto riguarda le parti strutturali e idrogeologiche, mentre cominceremo già da subito anche a vedere la parte dell'arredo superficiale, gli aspetti architettonici e paesaggistici con una convenzione col Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura. Quindi stiamo procedendo per individuare una via definitiva. Ma possiamo dire che il 2013 può essere l'anno dove si vedrà finalmente, si tornerà meglio a rivedere una parte di quel bellissimo lungolago che molti ovviamente invidiano e che molti conoscono a Como? Il nostro obiettivo è quello che non mi sento di promettere, mi prometto di impegnarmi al massimo per arrivarci ed è possibile che si riesca a farlo, è riaprire quantomeno provvisoriamente il primo lotto, quello dove c'era per intendersi stato l'intervento di Zambrotta. Per quanto riguarda l'apertura nel 2013, sì. Vorremmo riuscire a farlo per l'estate prossima. Per l'estate, cioè, dici? Sì, sì, okay. Vorremmo riuscire a fare quello quantomeno provvisoriamente. Per la riapertura definitiva non posso purtroppo che dire che ci vorrà un bel po' di più, insomma. Quindi ci vorranno ancora sicuramente, ci vorrà del tempo, ecco, questo va detto ai Comaschi, che ovviamente molto spesso passano davanti, io spesso vado, vedo, vediamo, appianando i rapporti con la ditta, se si può riuscire quantomeno per la parte del secondo lotto, cioè quella di Lungolario Trieste, si riesce magari, dovendo rimanere ancora a cantiere per un po' di tempo, se si potrà riuscire magari a sostituire la recinzione con una un po' più permeabile, diciamo, un po' più che consenta di vedere il lago, però finire quella parte di cantiere l'anno prossimo è impossibile. Sostanzialmente mi pare di capire si cercherà adesso di correre ai ripari, di chiudere ove possibile la situazione, ma la prospettiva migliore, diciamo nella migliore delle ipotesi, Mario, è estate 2013 l'apertura del primo lotto, cioè della passeggiata che va dai giardini fino a Piazza Cavour sostanzialmente. Esatto. Ecco, esatto. Questo è un impegno, sto dicendo una promessa, però un impegno grosso sicuramente. Questo è un impegno che il sindaco si prende qui ufficialmente in diretta per i Comaschi che ci stanno ascoltando in questo momento. Di più ovviamente non si può fare. Ci abbiamo alla termine alle 10.52, ci sono altre due domande. La prima riguarda le luminarie, non so quanto però sia di tua competenza, però te la giro. Perché non sono tutte uguali e in alcune zone sono meno belle rispetto a che il centro? Allora, la signora Carla parla soprattutto di via Dottese, io però sinceramente passerò a vedere. Non ho presente. Come? Per le luminarie ci sono due interventi diversi, cioè quelli nella zona proprio centrale di Piazza Duomo, Piazza Cavour, che sono legate all'iniziativa della città dei Balocchi. Le altre nelle vie della Convalle del centro invece sono realizzate con in collaborazione con i commercianti che hanno versato una quota al comune. Si è fatto parte diligente per raccogliere queste risorse, per mettere a disposizione gli allacciamenti. Ora io non ne ho ancora guardate tutte con attenzione, mi auguro che possa esserci un effetto positivo e piacevole su tutta la città, guarderemo anche cosa è successo in Medotese. C'è da dire una cosa, che sicuramente è una città sicuramente di bel impatto adesso quando uno... Sì, anche perché i commercianti rispetto agli anni scorsi si sono impegnati in numero maggiore, per cui ci sono state un po' più risorse. È un anno difficile molto per loro. Ecco, è un anno difficile, però colgo con piacere il fatto che più degli anni scorsi ci siano state adesioni a questa iniziativa, per cui si è potuto fare qualcosa di più, a me sembra, nelle vie del centro città. Perfetto. Non stavo vedendo se c'erano altre domande. No, siamo quasi al termine. Come ho fatto la scorsa settimana con chi ti ha preceduto, cioè il Vescovo di Como, allora ovviamente chiedo anche alla Sindaco, altra rappresentanza importante della nostra città, di rivolgere, magari ovviamente visto che questo è l'ultimo appuntamento prima delle festività di Natale di fine anno, un saluto, ma anche perché no Mario, un augurio ai Comaschi. Questo è il tuo primo Natale da Sindaco, tra l'altro, 2012 è un anno che credo non dimenticherai tanto facilmente, però ti sei reso conto che insomma
è bello fare il sindaco, ma è anche estremamente impegnativo, certo. E comunque tutto sommato devo dire che Marrucini il confronto l'ho sempre avuto, no, con la gente, anche ricordo soprattutto per esempio la chiusura del viadotto della Oltre Colle, vi siete subito certo. Esposti, diciamo così, mettendoci faccia e persone tra l'altro, ma direi che c'è un buon rapporto con la città, al di là delle critiche che è giusto che ci siano, però c'è un rapporto franco, mi sembra, con i cittadini, che non si fanno problemi a fermarti per strada e dialogare, anche dando suggerimenti, anche in termini assolutamente collaborativi, anche le critiche dove ci stanno, perché no? Niente, questo spirito penso che possa essere valorizzato ulteriormente, questo spirito di coesione, di senso della comunità possa essere valorizzato ulteriormente in occasione del Natale, che spero possa darci la spinta per proseguire su questa strada, per sapere che è un momento di difficoltà per tante persone, che c'è bisogno che tutti guardino il loro vicino e siano pronti a dargli una mano se serve, perché davvero situazioni difficili ce ne sono tante. Cosa che tra l'altro, ecco, anche il vescovo stesso diceva più o meno il concetto questo, cioè a cercare di non essere egoisti ma guardare un po' gli altri. Lui aveva detto tra l'altro dei numeri anche che facevano da brivido, 700 famiglie in grossa difficoltà, lo sperimentate anche voi in comune? Diciamo, come nuovi accessi ai servizi sociali rispetto all'anno scorso ci sono state, mi sembra, 200 contatti in più rispetto agli usuali degli anni scorsi, quindi è un momento di crisi che sta toccando davvero tante persone, per cui solo se ci diamo una mano riusciamo a tenerci a galla. Ultima cosa, che cosa si augura? E speriamo che l'anno nuovo non sia, come dicono purtroppo molti, ancora più complicato del passato, quindi se fosse così dobbiamo moltiplicare gli sforzi e il nostro impegno. Ah, ecco, tra l'altro, chiudi bene il tuo intervento, no, c'è una domanda che è arrivata proprio in questo momento di una signora che dice che si trova sempre in difficoltà quando deve passare in via Uguali dove c'è l'autosilo, ci sono sempre macchine parcheggiate in doppia fila con le quattro frecce, si forma un'unica colonna, è vero, molto spesso è vero, per entrare in autosilo, per girare in via Mentana. La invito a venire, sindaco, il sabato mattina o nei giorni di mercato, sono 35 anni che abito a Como e negli ultimi 10 anni è sempre peggio, non si vedono vigili, nessuno fa niente. Come risolvere la situazione? Chiudiamo, certamente un controllo maggiore dei vigili, che peraltro non sono tantissimi e sono impegnati su vari fronti, sicuramente sarebbe necessario, vediamo di riuscire a controllare anche questa zona un po' meglio. Signora Susanna, abbiamo dato anche questa risposta, allora un augurio anche buon Natale, buon anno per il 2013 Mario, ok? Ci risentiamo allora subito intorno all'8 di gennaio. Penso di farcela per l'8. Perfetto, se ci sarà il sindaco ve lo comunicheremo, l'8 di gennaio, nuovo anno quindi 2013, nuovo appuntamento con il sindaco, ovviamente ci fermiamo perché la prossima sarebbe il 25 di aprile, ma il 25 di dicembre. Ho un altro impegno il 25 ovviamente dicembre. Natale. Grazie Mario Lucini, il sindaco, buon lavoro, ovviamente tanti auguri, buon Natale anche, buon anno a lui e alla sua famiglia e anche all'amministrazione. Grazie sindaco. Grazie, auguri a tutti. Grazie. Ciao Como. Ciao Como.